Ciao a tutti da Manart e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi un altro video tutorial sempre sulla tecnica del glass painting. Avevo fatto tempo fa un altro video con questa tecnica e avevo pitturato una cover per smartphone. Oggi andrò a pitturare il plexiglass, ma prima di iniziare ragazzi vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella così sarete sempre aggiornati sull'uscita dei miei video, a mettere un bel like e a seguirmi nei vari social che lascio sempre sotto nell'info box. E se volete supportare il mio canale e i miei video, lascio sempre sotto nell'info box il link di PayPal. Allora, che cos'è il glass painting? Glass painting è la pittura sul vetro. Qui ho posizionato tutti i vari materiali, ve li farò vedere uno per uno, però non mi soffermerò molto su ciascun materiale perché l'ho già fatto nel precedente video. Video, per chi non l'avesse visto, ve lo lascio qua sopra e anche sotto nell'info box. Però solo di un materiale voglio soffermarmi un po' di più e sto parlando del plexiglass. E infatti partiamo subito da questo. Allora, come notate, qui a destra c'è il plexiglass che userò oggi, e invece qui alla mia sinistra c'è il vetro che usiamo di solito per incorniciare una foto. Perché ho voluto mettere anche il vetro? Perché, come ho detto prima, è la pittura sul vetro e quindi questa tecnica può essere utilizzata sia sul vetro che sul plexiglass. E anche perché tra i due c'è un divario per quanto riguarda il prezzo. Il plexiglass costa un pochino di più rispetto al vetro. Questo plexiglass qua in realtà io non l'ho acquistato, mi è stato dato da un mio amico che ce l'aveva già dentro, meglio per me perché questo sarà solo per esposizione, però in realtà avevo già acquistato del plexiglass tempo fa, avevo fatto un giro su internet per capire più o meno che prezzi c'erano. In alcuni siti c'erano prezzi molto alti e l'unico sito dove aveva prezzi accettabili era eBay. Infatti ho acquistato lì due plexiglass 20x30 e due plexiglass 30x40 e in tutto l'avevo pagato 22 euro e c'erano 9 euro di spedizione. Ho preferito prenderne 4 pezzi perché era dello stesso venditore e mi conveniva per quanto riguarda le spese di spedizione. Questo invece l'ho acquistato dai cinesi e l'ho pagato 1,50 euro. Allora vi do un consiglio, se siete agli inizi ed è la prima volta che utilizzate questa tecnica, non vi buttate sul plexiglass, ma usate meglio il vetro perché appunto costa di meno. Poi dopo siete liberissimi di scegliere se continuare a usare il vetro, passare al plexiglass oppure utilizzarli tutti e due. Sta a voi decidere in base a quello che vi piace di più e anche per una questione di prezzo. Il secondo consiglio che vi do, se comprate il plexiglass per poterlo poi usare come quadro per attaccarlo al muro, vi consiglio, se sono delle dimensioni di una 5, di una 4 come questo, di comprarlo con uno spessore massimo 5 mm. Se invece è un po' più grande, per esempio una 3, vi consiglio di acquistarlo con uno spessore di 3 mm. Perché vi dico questo? Perché appunto verrà attaccato al muro, quindi necessariamente avrà bisogno di un gaccetto da attaccare dietro con la colla. Quindi in quel caso, se il plexiglass è molto grande di dimensioni, anche di spessore, c'è il rischio che poi non tenga bene il gancetto e cade a terra. Quindi mi raccomando, fino al formato A4, massimo 5 mm. Al di sopra del formato A4, 3 mm. Per quanto riguarda invece il vetro, io in commercio l'ho trovato sempre con queste dimensioni, sto parlando dello spessore, sempre 3 mm. Mi capitava per esempio quando dovevo incorniciare un puzzle, che a me piace tanto fare i puzzle, e compravo quelli da 1000-1500 pezzi, mi capitava di comprare vetri che erano grandi 70x50. E non mi è mai crollata a terra. Questo perché? Perché il vetro è sostenuto dal compensato e dai gancetti, a differenza del plexiglass. Poi naturalmente sta a voi decidere come voler utilizzare questa tecnica e che cosa disegnare. Abbiamo per esempio tre metodi. Il primo è quello che abbiamo utilizzato nel precedente video con la cover, cioè colorare il soggetto e lo sfondo trasparente. Quindi in questo caso il plexiglass va bene. Se utilizziamo il vetro invece dobbiamo necessariamente togliere il compensato e i gancetti. Perché è brutto poi vedere il colore marrone del compensato, quindi vanno tolti tutti e due. Invece, se vogliamo lasciare il compensato, in quel caso, anziché colorare solo il soggetto, secondo metodo, coloriamo anche lo sfondo. Quindi questa tecnica la utilizziamo per colorare tutto il vetro.
Oppure, terzo metodo, colorate il soggetto con questa tecnica e lo sfondo ve lo fate a parte o stampato su un foglio A4 oppure decorato su un foglio d'album a parte con i colori acrilici, con i colori a matita, come volete voi. Lo mettete dietro il vetro, poi mettete il compensato, gli oggetti e lo attaccate al muro. Questi sono i tre metodi che potete realizzare. Ok, vi ho detto tutto per quanto riguarda il plexiglass e il vetro. Naturalmente, se volete chiedermi qualsiasi cosa, scrivetemi qui sotto nei commenti oppure anche su Instagram in direct o su Facebook. Ok, andiamo avanti con gli altri materiali. Ci occorre il disegno stampato sul foglio A4. Eccolo qui. Oggi ho deciso di disegnare uno dei miei anime preferiti e sto parlando di One Piece. Amo il manga, amo l'anime e recentemente ho visto il live action e che è spettacolare e non vedo l'ora che esca la seconda stagione. Il mio personaggio preferito è Zoro. Fatemi sapere sotto nei commenti se anche a voi piace One Piece e qual è il vostro personaggio preferito. Mi raccomando, quando scegliete l'immagine, prima della stampa di capovolgere l'immagine. In questo caso, Brook, Nami, Sanji e Chopper non erano a destra nell'immagine originale, ma erano a sinistra. Io l'ho capovolto in modo tale che passassero a destra. Poi, quando andrò a colorarli e girerò il plexiglass, loro quattro torneranno a sinistra. Dovete fare questo procedimento sempre quando utilizzate questa tecnica. Poi, se non vi interessa questa cosa, potete anche lasciarla stare, è una scelta vostra, ecco. Andiamo avanti. Poi ci servirà nastro adesivo, tavolozza, andiamo avanti, penne acriliche, mi raccomando, penne acriliche, non tratto pen e penne nere normali. Questa tecnica necessita le penne acriliche. Qui ho tre marche, queste due non mi ricordo come si chiamano, si chiamano Acrylic Paint Marker. Questi qua sinceramente non è che mi sono piaciute tanto, però comunque vabbè, in alcuni punti li uso lo stesso. Ma io per esempio sto usando maggiormente la Sharpie e l'Uniposca. La Sharpie la uso maggiormente per i tratti piccoli perché ha una punta ultra fine e mi trovo benissimo. Da qua per esempio c'è la punta più grossa. E invece l'Uniposca lo uso per i tratti quelli un po' più grandi, ecco. Poi abbiamo bisogno i pennelli. Oggi per esempio andrò a utilizzare il plexiglass, quindi la superficie è un po' più grande rispetto a quando ho pitturato la cover nel precedente video che il disegno era molto piccolo, oggi è molto più grande. Ci sono sempre parti piccole, sì, e infatti per le parti piccole utilizzerò questi due pennelli, comunque poi ce n'ho altri lì. Questo va benissimo per le parti piccolissime e anche questo qua, che è un 00, se non mi sbaglio, non lo trovo, sì, 00. Invece per le parti grandi utilizzerò questi. Andiamo avanti. Poi ci occorre l'acqua, la siringa che ci servirà per diluire con una goccia d'acqua il colore acrilico e appunto ci serviranno i colori acrilici che non ho messo tutti perché non mi entravano. Abbiamo come marche l'Acrylic Master che è molto buona, la Ferrario, anche questa molto buona. E Artix. Questi qui sono diluiti con acqua, invece l'Acrylic Master e la Ferrario non sono diluiti con acqua. Per quanto riguarda questa cosa diluiti con acqua o non diluiti con acqua, io nel precedente video vi avevo detto che se per caso vi trovate a casa già colori acrilici normali, vanno bene ugualmente. Basta che usate, come faccio io, la siringa con una goccia d'acqua, mescolate il colore e va benissimo in quel modo. Se invece non vi trovate nessun colore acrilico e dovete comprarli, a questo punto comprate colori acrilici diluiti con acqua. Se non li trovate quelli diluiti con acqua, va bene lo stesso comprare acrilici normali. Ultimo materiale, la vernice lucida trasparente. Qua ora non c'è niente perché si è rotta il tappo e l'ho dovuta passare in un'altra boccettina.
Con questa mi trovo veramente bene e si metterà alla fine. Dopo che finirò di colorare il disegno, aspetterò che si asciughi e poi gli metterò la vernice lucida trasparente, e serve per far durare di più il colore acrilico. Ok, vi ho fatto vedere tutti i materiali, alla fine non mi dovevo soffermare molto e poi alla fine vi ho detto le stesse cose l'altra volta, ma sapevo che poi andava a finire così, e adesso passiamo al procedimento. Ok, ho tolto la pellicola che c'era nel plexiglass e ho bloccato con il nastro adesivo il plexiglass e il disegno. Adesso prendo la penna acrilica e comincio a ricalcare il disegno. Sia questo procedimento che quello della colorazione li vedrete in modalità accelerata. Ok, ho finito di ricalcarlo. Prima di passare al colore, vi devo dire tre cose per quanto riguarda la colorazione. La prima è, per realizzare questa tecnica, dovete colorare prima le parti scure, quindi le ombre, e poi le parti chiare. Io infatti faccio così, comincio a colorare tutte le parti scure, quindi le ombre, poi faccio asciugare un pochettino e poi passo alle parti chiare. La seconda cosa riguarda la stesura del colore. Per fare in modo che questa tecnica esca, dovete mettere tantissimo colore. Più colore mettete e più la tecnica uscirà. Dovete stare attenti a coprire tutte le zone perfettamente e a non lasciare nessuno spazio bianco. Per fare in modo di capire se ci sono spazi bianchi, basta alzare il plexiglass e con la luce dietro, potete notare se ci sono degli spazi bianchi oppure no. Potete pennellare come volete, così, 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 appicchiettare come volete, non ha importanza se il colore è un po' brutto da vedere, ma non ha importanza. L'importante è che ci sia tanto colore. La terza ed ultima cosa che vi devo dire per quanto riguarda la zona scura e la zona chiara. Fate sfumature nette, non sfumate. Nel senso, si possono fare le sfumature, potete anche fare per esempio uno sfondo tutto sfumato con la spugnetta, fare uno sfondo particolare, quello si può fare, però nei soggetti è meglio fare due tipi di colorazione, quella chiara e quella scura. Per esempio, vi faccio vedere il disegno di One Piece, per farvi capire meglio. Prendiamo per esempio il viso di Nico Robin, qua c'è la parte chiara e la parte scura. Stop. Per evidenziare la parte scura è netto, non è sfumato, quindi come se c'è una linea, una striscia. Ecco, dovete fare in questo modo e non sfumato. Poi nello sfondo potete fare quello che volete, però per quanto riguarda i soggetti è meglio se fate in questo modo. Ok, adesso passiamo alla colorazione.
Ecco fatto, ho finito di colorarlo, ci ho impiegato davvero tanto tempo, il disegno era particolarmente difficile, in alcuni punti ho sbagliato, non sono stata molto precisa, però non è uscito male. Ecco, prima di farvi vedere come è uscito, andrò a mettere la vernice lucida trasparente. Ok, ho messo la vernice lucida, adesso vi farò vedere il risultato finale. Eccolo qua, guardate che bello, a me piace tantissimo e mi piace veramente tanto questa tecnica. Ve lo faccio vedere più da vicino. Come avevo detto nel precedente video, le cover per smartphone, il plexiglass, il vetro, con questa tecnica io le vendo, quindi se qualcuno di voi è interessato a commissionarmi uno di questi lavori, contattatemi in direct su Instagram oppure su Facebook. Fatemi sapere sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto, se questa tecnica e il disegno vi sono piaciuti. Se avete qualche dubbio e volete qualche chiarimento su questa tecnica, mi potete scrivere o qua su YouTube o su Instagram o su Facebook. Quindi il video finisce qui, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!